Allora, nasce dalla volontà di riportare il cinema nella mia terra, perché quando ero piccolina sentivo sempre parlare di Piero Chiara e sono cresciuta con quest'idea dei grandi film girati dall'Attuà, da Ma Risi. il quartiere caldo che cosa servono? Chi lo sa se l'acqua di Luino sarà patogena? Ma Fava o Rivera? Questo sì che è un problema insolubile. Solo che quando ho voluto fare l'attrice non c'era più neanche una sala cinematografica e ho dovuto andare via per intraprendere questa strada. Così, il mio sogno è sempre stato quello di riportare il cinema nella mia terra. Quest'anno, il 2013, sarà il centenario di Piero Chiara e ho avuto questa grandissima fortuna di riuscire a ottenere i diritti, del romanzo Il pretore di Cuvio, che erano 35 anni che se le dibattevano e Ronconi ha scelto me. Ho aperto una casa di produzione che si chiama Kikinshi, perché è proprio l'idea di riportare qui il cinema e fare tutti insieme questo grande film. Che sorpresa questo bel sole. Il cinema oggi in Italia è difficilissimo perché i fondi alla cultura sono stati tagliati, perché siamo in un momento di crisi, quindi può essere ritenuto superfluo, di conseguenza è molto complicato farlo già a livello nazionale. Si figuri in un posto di provincia dove oggi tutto è lontano dal cinema, quindi il cinema è una vera e propria industria che riporterà turismo, riporterà introito e risveglierà questa terra. È quello che mi auguro, tant'è vero che avrò bisogno del supporto di tutti i miei concittadini che metteranno a disposizione qualsiasi cosa per festeggiare tutti insieme questo grande avvenimento che sarà l'anniversario, il centenario del grandissimo autore Piero Chiara. Ecco, quali saranno le location di questo film? Guardi, anche questo palazzo meraviglioso della provincia di Varese sarà una location, sarà principalmente Luino e il lago, ma anche tanto Varese con le sue corti che hanno avuto negli anni veramente la fortuna di rimanere conservate nella meraviglia degli anni 30 in cui è ambientato il film. Piacevoli si hanno dall'esercitare un'azione qualunque con un corpo sopra un altro. Per questa via si possono provare infiniti piaceri tagliando a fette il molle tessuto di una zucca con un coltello molto tagliente o conficcando un chiodo entro una lastra metallica. Ma è una fegata, no?